Alessandra, ciao, 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 ciao Alessandra, ciao, ciao. Bella raga, bella raga. Eccomi. Le cuffie spente, scusate, eccomi qua. Mi hanno osteopatizzato. Non ci vedo più, che succede? Non riesco a leggere la chat. Buongiorno, buongiorno, grazie Natsu che ha regalato la sabba al cari Musa, a Mikasa per i 57 mesi che dice buongiorno, a Vidt per i 6, a Crazy Wild Guy per la sabba e a Brookinietto per i 38. No, veramente sono incognito, che succede? Ho perso vista nel giro da ieri? Eccomi qua. Scusatemi. Sono stato dall'osteopata che mi ha tirato, squizzato, spaccato, però devo dirvi, molto meglio il polso. Tra l'altro mi ha lasciato un segno qua che sembro essere malmenato, guarda, si vede? Non so se si... perché qui è qui. Sì, si vede, guarda. Ha detto, questo ti lascerà il segno. E minchia, me l'ha lasciato, sì. Che storia. Però effettivamente va meglio tutto. Noi non abbiamo fatto il mod day, mi è venuto in mente. Lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare. Lo facciamo domani? Perché era di domenica appunto. E poi ho detto vabbè, lo faccio l'11 e mi sono dimenticato. Vai dall'osteopata e perdi la vista. Praticamente tiri la coperta da una parte e si scopre l'altra. Effettivamente. Prima delle 12 ore? Vabbè, perché? Dopo? Non so. Poi mi sento con Gabriel Domino, che mi ha anche detto che ho sbagliato il titolo della live. Questo rompipalle. Era meno 2, non meno 3. Tocca andare all'oculista e finire per zoppicare. Gabriele, devi star tranquillo, devi star tranquillo, eh? Guarda che chiamo il comune. Io sono intelligente medio. È vero. È per questo che non vieni mai insultato. Faccio la storia. Sono in live, ciao. Spero di essere stato abbastanza semplice e conciso. Vabbè, Frazzo, capito? Non lavori mai. Scusami un attimo. Non fai mai una sega. Quelle volte che vai per timbrare per i tuoi colleghi. È stato semplice e circonciso. Bello, bello. Ah, aspetta che l'Ale mi ha mandato i file che devo mandare ad Elisa. Tyranad, grazie per i 12 mesi. Scusatemi veramente un attimissimo. Si può fare così, ok? Ok. Ecco qua, mandato tutto. Buongiorno, buongiorno. Come stare voi oggi? È razzista? Vabbè, giochiamo. Non lo so, non lo so. Febeldom. Abbastanza, sì? Nazista. Ferro, treno, per favore dammi la forza per affrontare questa settimana complessa. Tanti auguri. Fa solo stereotipo. Non lo so, non ho più capito qual è il limite tra fare un accento
E per me gli accenti non sono mai stati razzisti. Anche quando fanno gli italiani, cioè fanno l'accento italiano, cioè a me fa ridere, perché è un accento. Scusate, mi hanno chiesto di un gioco. Non mi ricordo che cazzo di genere è. Is that familiar to you? Can you help me with that? Come è possibile? I think there's a word bludgeon in the title. I can't remember. Guardo. Vabbè. No, that's not it. Damn it. Ti ho promesso io che sono dell'Alto Adige e non c'entra nulla. Fammi fare questo. L'isoflitto con le mandorle è un po' razzista. Sì, però la parte razzista non è il sostituire la L con la R con la L. Lo stereotipo razzista, secondo me, è proprio il riso fritto con le mandorle. Capito? Cioè, perché fare l'accento non la trovo una cosa razzista. Perché altrimenti io non potrei fare "Uè, uaio!" Cioè, se dico questo diventerei automaticamente razzista. Cioè, se io dico "Sei tu tedesca?" Non è razzismo, è mettere immedesimarmi in un accento straniero, cioè per far capire che sono tedesco, se no che cosa dovrei dire? È razzista, non sto qui a spiegare perché, sono in riunione, ma è razzista. Grazie a Maniero per i 28 mesi. Ho fatto altri 6 mesi per il tuo ufficio, buona live, grazie. Penso vada di sensibilità in sensibilità. Ma secondo me nel momento in cui non vai a mettere altri... cioè l'accento ti fa semplicemente capire da dove viene un personaggio che magari stai imitando, no? Ho completato un guardaboschi? Dove? Ah, qua? Ok. Non sono... Ok, sono contadini. Secondo me, se dici una frase in quella lingua con la sua intonazione, non è razzista. Se fai l'accento straniero dicendo la frase nella tua lingua, lo è fare l'accento straniero dicendo le frasi nella tua lingua. Mi son perso, Gabriel. Il volume mi sembra un po' altino, lo è anche per voi? Se no lo abbasso solo a me. Cioè la musica è un po' sovrastante. Scimmiottare un accento razzista. È pari alla mia voce. Allora è altino se è pari alla mia voce. Basso penino. Poco. Eccolo qua. Vediamo. Ai popoli forti si fa stereotipo perché se ne sbattono. No, ma ripeto. Cioè, semplicemente io dico, sono stato in Germania e ho parlato col tedesco e ho detto "Buongiorno, caro amico", così che non, chiaramente non ha parlato così, però era per far capire che lui era tedesco. Non so se mi sto spiegando. Non è che dico che mi ha detto "Buongiorno, caro amico, vuole uno schnitzel, krafen, krauti". Quello sì che diventa stereotipato e razzista.
cosa stiamo facendo qua? Allora, stiamo tirando su i tulipani. Questo è l'ambasciata. Ah, mi manca una nuova persona. Però devo fare la casa cittadina, che mi costava una fucilata e mezza. So che non vedo da dove si entra questa casa. Oh, and beh? Perché non mi trova più la casa principale? Ma non è costruita questa, o sì? Eh no, è grigio. Ah, perché parte qua il condominio. 8 e 28. Figa pelosa. No, allora facciamo così. Intanto respawniamo il coglione qua. Poi vediamo. Quanto zoom si può fare? Te così. Grazie a Bawa Bowers per i 19 mesi. Scusi signore, dica 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro che se fa i cazzi sua. L'eroe è ancora cadavere, sì, 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 sì. Quindi non lo so, cioè secondo me imitare un accento non è razzismo. Dipende da cosa si dice imitando l'accento. Sensazione di avventura. Il vostro consiglio della promozia sembra un po' stressato. E quindi che devo fare? Ottieni 3 missioni fuori dal mondo. E quanto ho? 90 giorni. Ma sì, si fa, si fa, si fa. Non so se si fa in realtà, se si fa. Però dai, si fa. Mi servono altri 3 cittadini. Bon. Abbiamo superato l'inverno senza problemi di carbone. E questo è già un passo avanti. Gustoso. Qui ci servirebbe un'altra casetta. Ma vediamo. Gazzor! Grazie gatto, come sempre, per la tua compagnia. Grazie mille a te. Il razzismo comprende odio per me. Beh, non solo. Non solo. Non è che devi per forza odiare. Cioè, se tu comunque prendi per il culo un intero popolo, per come si vede, cioè, è brutto lo stesso. Anche se non è nazismo, è comunque razzismo. Cioè, lo stereotipo dell'italiano mafioso con la brillantina, che con la camicia sbottonata fino a qua, il crocifisso, quello lì è razzista. Uno invece che parla italiano, io parlo italiano, così, cioè, non lo trovo razzista. Se uno mi dice pelatone per scherzare, io posso giustamente offendermi anche se non cederà odio. Però quella lì è una connotazione fisica tua che non dipende da te. Cioè, è una roba molto strana. Lì stiamo già andando oltre, secondo me. Perché lì è mirato a te. Sono io che ti chiamo pelatone, non sto imitando gli italiani. Sei oggettivamente pelato? Però dipende. Perché se mi chiami pelatone è un passo in più rispetto a quello che... Che magari è anche il permesso che ti sto dando io della conoscenza che abbiamo l'un l'altro. Ma avevo costruito... Ah, ecco qua. Deposito di ferro. Noi stiamo anche tirando fuori del ferro. Cioè, non è vero. Però, in teoria, sì. Stiamo tirando anche fuori del ferro. Per fare un tavolo si vuole legno. Per fare legno si vuole l'albero. Boh, io li vedo bene. Bene, cioè ho un disoccupato. Ah, giusto! Lo faccio diventare uno spadaccino. Non posso, perché?
Ah, perché mi serve il ferro. Ah, viene prodotto dal fabbro usando carbone e ferro. E noi il fabbro ce l'abbiamo, no? Eccolo qua. Però sta facendo una sega perché non c'è il ferro. Ma doveva finire il ferro che stiamo tirando fuori noi? Cioè, va a casa della gente pure il ferro? Cioè, se lo inculano, che si fanno? Vabbè, vediamo. Con i tulipani come siamo messi? 55, voglia ancora. Boom. E mi servono altre case a questo punto. Gilda degli operai, che è sta roba? Gli operai della Gilda possono trasportare più materiale e costruire edifici più velocemente degli nei normali operai. Minchia, ma scusa, non posso pompare la baracca dei costruttori e renderla più meglio? No, e allora scusami. Butta giù questo. E butta giù questo. E gliela costruiamo lì. Là. Perfetto. Guarda come hanno fatto un metro per costruirla. Molto bene. Ma allora a questo punto tiro su altra casa per poveracci. Qui le case piacciono a quanto pare. Cioè, stesso ingresso. Ampio ingresso, molto luminoso, libero subito, instabile signorile. Boh. Non mi sono offeso per Luca, Gabriel. Allora, non mi sono offeso per Luca. Ritengo che, vista la uber esagerata sensibilità che c'è per tutto ultimamente, Luca è eccessivamente razzista. E lo trovo imbarazzante. L'ospedale ce l'abbiamo, la banca... ci manca la banca. Lo spettacolo di marionette mi serve. Bello. Dove lo metto? Mettiamolo... Cazzo, 4 me ne serve. Mettiamolo qua. Yay, puppets! Poi a me non ha dato, cioè, nello specifico a me di Luca me ne sbatto il cazzo, perché sapete che non me ne frega niente. Però per gli standard odierni, dove c'è la gente che veramente si incazza per tutto, ho trovato Luca assolutamente fuori luogo. Cioè, perché Luca va bene e qualunque altra cosa invece no? Parlo del film della... Non mi ricordo se è della Disney o della Pixar. Comunque, mi date un secondo, mi cambio i pantaloni, perché ho detto, dai, sto con i pantaloni corti. È stato un errore. Ho dei pantaloni lunghi, giusti qui. Guardate. Ah, esco dall'inquadratura in maniera magica. E come un bravo prestigiatore, sono bello che è tornato. Guarda qui. Ah... La cosa è, io non mi sono offeso, però da un regista italiano vedere di nuovo pizza, pasta, mamma mia, mi ha fatto girare gli occhi. Sì. Che poi l'intero film si basava su quello. C'era il triathlon dove dovevano mangiare la pasta. C'era la Vespa. Mamma mia, che imbarazzo. Jack, grazie per i 35 mesi. Cioè, Luca è la quintessenza dello stereotipo italiano anni 50. È veramente... Cioè, lo gesticolano tutti e va bene. E c'è la Vespa e va bene. E mangiano la pasta e va bene. Cioè, oh! Basta un po'. Il triathlon con la pasta l'avevo rimosso. Sì! Bicicletta, mangiare pasta e nuotare. Oh!
Le esclamazioni con i formaggi, anche quello. Boh. C'è da dire che in determinati paesini è effettivamente così. Ma ti rappresenta l'Italia? A parte il fatto che non è vero. Nessun paesino credo ci sia il triathlon mangiando la pasta. Anche perché fa malissimo, terribile. Aggiungi un greggio di maiale nel regno. Può essere usato per creare un altro porcile. No, grazie. No, 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 no. Anche perché noi in realtà dovremmo averlo un altro greggio di porci da qualche parte qui nel regno. Semplicemente non... A parte il fatto che abbiamo abbastanza carne per tutti. Vedo che ne stiamo producendo abbastanza con un unico porcilaio, quindi... Però facciamo rotolare il formaggio. Quello è un'esasperazione, per il resto è così. Ma tipo, scusami, che cos'altro c'è Barbascia di Luca che è così da qualche parte? C'è gente che gira ancora in Vespa? È certo che è un italiano anni 50 e mi sono rotto i coglioni di vedere sempre quella stessa spaccato di storia vecchio come il culo. Basta un po'. Minchialino, se dopo due bracciate muori. Da me è pieno di ragazzi adulti in Vespa. Tutti ricchi. Costa una fucilata la Vespa, no? C'è un video del 1994 dove fanno la gara di spaghetti. Ma sì, esatto. Però, allora, facciamo un film sull'America. Ci metti dove fanno il triathlon e si fermano a mangiare l'hot dog? Non mi sembra che facciano una roba del genere. Così più razzista che tu da Veneto non sappia queste cose dell'Italia? Che cosa? Ma Karim, la gente che gira in Vespa c'è, ma non è la maggior parte. Mai nella vita. Ma mai proprio. Il triathlon non si fa così, non si fa. Anche perché è dannoso per la salute. Rappresento un paesino di mare? Sì, esasperate così. Sì, era così. Però basta, cioè, fanno vedere sempre quello dell'Italia. E quello è il problema. Cioè, mi sono rotto i coglioni di quello. Lui ancora, che due coglioni. Non mi può... Non puoi prendere quello e rappresentare l'Italia sempre in quello. Cioè, è sempre quella l'Italia ormai. È quello che mi ha rotto i coglioni. Il solito paesino di mare. Due capanne e un pescatore. L'Italia, ma guarda, io farei anche vedere Roma o Milano, Lino. Cioè, senza neanche andare a disturbare posti magari un po' più particolari, cioè... Luca non rappresenta l'Italia, rappresenta il suo scorcio. Vallo a dire al resto del mondo. Cartone animato ambientato a Milano, bellissimo. Magari nel dopoguerra. Dove ricostruiscono tutto. Ah, sarebbe figo, eh. Se non rappresenti così, fai fatica a distinguerla fra qualsiasi città europea. Ma non è vero, Clembitz, esagerato. Oh, banalmente, perché non c'è un paesino di montagna? Cioè, perché sempre al mare? Siamo una penisola. Ci abbiamo anche le montagne. Dappertutto, tra l'altro. Montagne, colline, pianure. Il fiume, il lago. Sul lago di Como. Perché dobbiamo andare al mare? Sempre. Sempre quel mare, tra l'altro. Neanche il mare dall'altra parte. Un bel film sul Polesine. Con la nebbia. Dai, mi manca ancora un po' per resuscitare il cristiano lì.
Maledetto che una pozzanghera non lo userei. No, vabbè, era per dire. Infatti. Pinocchio era molto bello, infatti. Pinocchio mi è piaciuto molto. È stato uno spaccato d'Italia che, per quanto mi riguarda, è stata proprio una bella boccata d'aria fresca. Allora, visto che qua mi sta per scadere il cazzo, punterei a... però questo qua non riesco a tirarlo su, mi sa. 70 mattoni e ne abbiamo 6. 85 assi e ne abbiamo 25. Benissimo. Ai. Aspetta che non ho messo... Merda, solo i popolani lavorano qui! Oh no! Siamo in the deep shit. Ho fatto una cazzata. Niente, vabbè. Però abbiamo dei costruttori più efficienti. Va buono. Assi, segheria di legno. Mettiamo su un altro pietraiolo, per forza. Minchia, 200 costa. Sì, per forza. Un altro... anche un segaiolo. Via. Speriamo bene. Gli svizzeri rappresentano sempre i montani, ma immagino non sia tutto così, no? Quando hanno girato le scene di Fast and Furious qui a Torino, però nel film hanno detto che era a Roma. Non lo sapevo. Se fai un cartone animato italiano e non lo fai nel paesino sul mare o sulla campagna toscana, togli l'essenza dell'Italia. Perché ti piaccia o no, l'Italia è quello. Mi sembra veramente limitante, ragazzi. Mi sembra veramente troppo limitante. Bisogna accettare che l'Italia è stata conquistata da chiunque, ha ricevuto influenza da chiunque fino a tardo 800. Se prendo un paesino dell'Alto Adige non è diverso da un paesino dell'Austria. Se prendo un paesino della Puglia è facile che sia simile a uno della Grecia. Sì, però, allora, l'Italia ormai è quello. Il sud, generico. La Toscana. La Liguria. E neanche due. E Venezia. Manco la capitale. PD 35 latino, triginta quinque. Cosa? Ah, perché in latino. Nella smorfia napoletana è l'uccellino. Insomma, 35 mesi con il gatto più del mondo. Grazie mille. Ma l'Italia non è quello. Napoli più o meno, perché ogni volta fanno il sud, perché moltissimi italoamericani vengono appunto dal sud. Però c'è questo sud sempre un po' nebuloso. È un po' una cozzaglia. Anche l'America sono tre cose, New York, il Texas e la California. No, vabbè, Grammy, assolutamente no, non sono d'accordo per niente. No, per nulla proprio d'accordo su questo. Cioè, l'America è molto di più di quello. Cioè, stiamo veramente riducendo all'osso. In un film delle Gemelle Olsen c'era a Roma dove girano tutti in Vespa. Fatti un giro a Roma in Vespa, vedete quanto duri. Ma l'Italia è bellissima, infatti Kerim ve lo può anche confermare che ha fatto un road trip. Però anche a livello banalmente culinario
Porca troia. Ora cerco quante vespe sono immacolate a Roma. A tutti, giustamente tutti in motorino. Tutti, tutti. Questa mattina sto mettendo in discussione le mie origini. Non mangio pasta, non sono il mandolino e la pizza solo se è l'unica opzione. Sai che anch'io la pizza la mangio volentieri se c'è, ma non penso mai adesso mi mangio la pizza. Ragazzi, ma è ovvio, sì, Karim, è vero che è pieno di motorini a Roma, ma perché ci sono i motorini? Per evitare il traffico. Ciò significa che c'è molto traffico. Ti devo portare nella pizzeria che piace a me, Lino. Cioè, questa signora diventerà una guerriera. Cioè, si usano tante moto a Roma, ragazzi, perché ci sono troppe macchine. Non perché girano tutti in moto. Cioè, girare in moto a Roma è una conseguenza delle troppe macchine. Non perché siamo italiani e giriamo in Vespa. Come il motivo non c'entra? Eh sì, perché poi dopo lo rappresentano solo la Vespa, togliendo le macchine. Ma è così in qualunque città del mondo, Karim. Dove c'è tanto traffico, le moto spopolano. Cioè, è una roba normale, eh? Perché la gente, tra l'altro, è cogliona, perché non devi fare questa cosa con la moto, ma tu usi la moto per evitare il traffico. Ma non dovresti farlo. La gallina dalle uova d'oro mi dà... cos'è? 5 gold? Sì, 5 gold con 4 di grano. La gente usa la moto perché non ci sono parcheggi. Sì, è sempre una conseguenza, eh? Dark Death, grazie per i 3 mesi. Non è che girano tutti in Vespa perché siamo italiani. È quello il discorso. L'ambasciata non è attiva, infatti qua mi sa che sto per prenderlo nel culo fortissimo. Come autoproclamato capo di tutti i lavoratori, sento la responsabilità che i miei fratelli non sono in forno. Dobbiamo tenerli sulle spine. Suggerisco di spingere un po' più nei prossimi giorni. Costruisci 5 strutture. In generale? Secondo me si può fare. Si può fare perché magari butto su questo, il condominio. Speriamo. Sai che ho fatto una cazzata incredibile. Vediamo. Ah, uno. A posto. Diamo priorità a questo. La Vespa come la 500 è un simbolo puramente italiano. No, vabbè, ma mettila. È che far vedere la gente che gira solo su quella è come vedere una roba cinese gira con Risho. Che poi mi dà fastidio perché l'Italia viene rappresentata perfettamente nei nostri film italiani. È molto vera questa cosa qua, che nessuno guarda. È molto vero. Ma infatti io mi sto lamentando dello... Allora, in realtà il discorso è iniziato dagli accenti. Ok? Cioè, per me non è razzista se uno mi fa l'accento italiano. Il mio problema col film di Luca è che lo trovo... Non dico proprio razzista, ma poco ci manca, insomma. Cioè, lo trovo veramente di una banalità assurda. È sempre la solita roba. Cioè, mi pare impossibile che adesso che c'è la Disney completamente impazzita, che deve fare le robe in una certa maniera, mi pubblica una roba come Luca. Minchia, se vanno su più veloci adesso, eh? Allora. Segheria usando il legno. No, sì, no, segherie ci sono.
85 e 70. Non ce la farò mai. Mai. Vabbè, intanto risuscito il coglione. Dov'è? Aiuto? Franco? Guarda che rimuore. Attaccali, no? Cosa succede? No, è buggato! L'ha resuscitato morto! Ma non ci voglio credere! Ma cosa sta succedendo? Santi Dio! Che merda, però! Ho sprecato tutti i miei soldi per sta cagata. Se io gli tolgo il cappello, tipo così? No. Ma che gli è successo? Posso ruotare, non so cosa voglia dire. Forse se salvo esco e rientro? Speriamo, un po' una merda però così, eh? Ah, chiude tutto il gioco? Pensavo uscisse dal menu. No, ho sbagliato. Ragazzi, lo so che il regista di Luca è italiano dalla Liguria, ma è proprio per quello che mi sembra veramente assurdo. Oh my. You actually came back. Non è che se uno è italiano può rappresentare l'Italia come gli pare, che vuol dire? Rimasto morto così a lungo che ormai rimane steso a vita. È un po' una merda però, sta roba qua. Io spero che me l'abbia rialzato, perché sennò è una bella merda. Non è un cartone per italiani, per tutti gli americani, con lo stereotipo dell'italiano. E non fa cagare sta cosa? E ragazzi, è questo che sto mettendo in discussione. Poi, facile dire... vabbè, ma è un prodotto per non italiani, è fatto da un italiano, quindi non è razzista, non è stereotipato. Ok, si è alzato per fortuna. Sono ragazzini, Luca e l'altro. Vespa 50 specie è stato il sogno di tutti noi ragazzini. Bello, quanti anni hai? No, come congedare? Perché non ho spazio? Ah, figa. Ok, costruisco casa. Aspetta che volevo vedere questo. I film ambientati a Napoli negli ultimi 10 anni parlano tutti di criminalità. È vero, quella è soprattutto una cosa italiana, però... è più un... in quel caso è, non mi viene, un j'accuse, com'è che si dice, un vabbè, avete capito, quando dici le cose sono così, ma porca di una puttana se non dovrebbero, denuncia esattamente. Non mi veniva. Critica sociale, esattamente. Dal 2000 i ragazzini giravano con gli scooter elaborati. I ragazzi Vespa erano i soliti quattro hipster che le ereditavano dal padre. Appu, è quello che sto dicendo. Io della mia generazione non ho visto nessuno
avere la Vespa. Facciamo ancora una casa così completa la quest. Non volevo spendere tutti i soldi. Anche perché non li ho più, quindi non posso. Si vede stereotipi, è il modo più semplice per immaginarlo. Abbiamo dei tempi della pietra. E, oh, e allora, lo voglio accettare, Klemblitz. Ma perché, soprattutto in America, rompono così tanto i coglioni per gli stereotipi e poi fanno così? A me dà fastidio questa cosa qua. Esattamente come mi dà fastidio che su Twitch va bene vedere il buco del culo di una signorina piegata a 90, ma non va bene giocare un videogioco dove c'è del sesso. A me dà fastidio questa cosa qui. Perché, ripeto, Luca, a me non è piaciuto in generale come film, ma non me ne frega un cazzo. Quello che mi fa scoppiare il cervello è che loro fanno i paladini della giustizia di sto cazzo e poi se ne escono con un film come quello. Seldon, bon j'accuse, a lei. Ok. No, se ne sono andati via! Ma dai! Avevo appena fatto la casa? Gli manca l'acqua, tra l'altro. Serve l'acquaiolo. Mettiamolo qua. A me è quello che dà fastidio, eh. Perché poi vuoi fare film così? Sti cazzi, non mi è piaciuto. Ma non me ne sono lamentato perché mi hanno fatto vedere che mangio la pasta. No, mi dà fastidio che da un lato ma queste cose non vanno bene. E dall'altro invece si vede peggio roba. Cosa mi dice qui della mappa? Posso mandare i tulipani? Sì! Si fa sesso, credo, non lo so. Ah, questo e anche questo. Cos'è? Una lettera. Ha già ricevuto. Ciao. Dolce Antonello. Mia pioggia purificatrice. Ok. Grazie mille per i regali. Questi fiori sono blu come il cielo. Va bene. Fioriremo assieme? Solo il tempo potrà dircelo. Secondo appuntamento. Completa 5 missioni. Completa la missione del secondo appuntamento. Ma che vuol dire? In che senso? Mi serve l'ambasciata, vacca boia. La vedo molto male, sta cosa dell'ambasciata. Siccome più di 10 anni fa, quando ero 14enne, le vespe vintage a Lucca tra i ragazzi erano l'Holy Grail dei motorini. Ma no, ma per gli appassionati di quel tipo lì, cioè il ragazzino di oggi non desidera la Vespa. L'eroe lo inviamo? E cosa ci dovevamo fare dell'eroe? Sai che mi ricordo mica più? Dovevamo mandarlo... Qua da qualche parte c'era... No, il cimitero l'abbiamo fatto... Ancora arena? Speriamo bene, però, sarebbe l'ultima orda questa. Ma è grossissimo quel signore! Ah, che paliura! Salimi di livello. È al 30%. Muore. 47, muore. Bestia, com'è grosso lui. Che sfiga di poco. Quanti miliardi costa adesso resuscitare sto deficiente? 1000, sicuro 1000. 900. Ah! Cos'è che era apparso nel mio regno? Ha detto che una roba era apparsa nel mio regno. Vabbè. Uff.
Ho 8 disoccupati. Salute. Figa. E... I fiori adesso io li produco per che cosa? Cioè, servono? Metterò un altro pietraiolo. Cioè, non so. Non so più che fare. E un altro segaiolo. Ecco qua. C'è una bella strada. Diamogli le priorità. Non so più che fare. Ormai. L'altro fabbro. Ma il fabbro non mi serve così tanto. Metto a fare un altro spadaccino. Squadre. I soldati vengono inseriti in squadre. Una squadra occuperà una singola tessera e può ottenere fino a 4 soldati. Però la squadra, cioè lui non va a uccidere. Può andare a uccidere loro? Ah, ok. Ho capito. E allora sì che potevo farmi dare una mano. Non sapevo. Non c'è una modalità online, però io ci ho anticipato, quindi non so se poi dopo si avrà anche queste feature. 33 giorni e lo prendiamo nel culo, io ho paurissima. Assi e 51 mattoni. Mi servono 85 assi e 70 mattoni. Oh. Metto un'altra segheria, che dobbiamo fare? No, Arabuda, mi fa piacere che tu sia qui adesso, però. Evento? Che evento? Ah, qui. Ma che palle che non esce, grazie. Io e mio amico vogliamo diventare leggende. Ok? Devo fare... Ho 30 giorni per fare una cena e uno spadaccino. Non è un problema. Allora, un arciere sta venendo fatto. Cioè, uno spadaccino, scusate, sta venendo fatto. Mi manca un arciere. Però mi manca anche 5 di ferro. A breve lo facciamo.
Il problema è che non riuscirò a fare tre missioni. Non riuscirò mai a fare tre missioni. Perché adesso mi ci vuole tempo per costruire la casa. Deve arrivare la gente, devo metterla lì a lavorare. Non ce la farò mai. È molto bello. È molto... Ragazzi, è bellissimo. Ma vi giuro, mi sta piacendo proprio molto. Che è? Ah, abbiamo finito il deposito del grano qui. Ok. Ah, aspetta, perché è il granaio che tiene il grano. È full? Non mi sembra proprio. Perché non vanno? Cioè, non c'è uno che lo porta? Metto un granaio qua davanti, magari è più comodo. Questo. Questo qua, il granaio. Sì, magari faccio una strada che arriva fino a qua. E qua ci metto anche un buon panettiere da qualche parte. Qui. Anche perché di disoccupati ne ho un boato. Quanto ci vuole a costruire sta cazzata? Gioca con la rotellina del mouse, più immersivo. In che senso? Non ho mica capito cosa vuol dire. Si corre dal cere. Ma lo facciamo. No! Iniziano i primi blocchi. Iniziano i primi blocchi del coso. E hey, patch, grazie per i 58 mesi. Ma quindi abbiamo... posso fare il succo di frutta? Perché? Perché non si può dire vino? Ospedale, la banca. Così resta con un peggi basso. Però c'è, guardalo lì, succo d'uva. No, non è errato. Succo d'uva non è errato, effettivamente. Manca la parte di fermentazione, però dai. 50 assi, 73 mattoni. Quanti assi erano? 85. Dai, finiamo qua. Dove vanno? Dai, per uno. Per un punto Martin perse la cappa. Chicchiricchi di fantasia. Che succede?
Eccessiva eccitazione. 60 giorni. Non so cosa devo fare. Ah, perché mi serve l'ambasciata, niente. Luca, un abbraccio e un saluto alla chat, anche a lei, grazie mille. È molto bello, Pizzitano, veramente bello. Allora, siamo molto vicini a 79 di pietra, 49 di legno. Siamo molto vicini al legno, cioè alla costruzione di quello, quindi non resuscito l'eroe. Comunque, un city builder a tema fabulous. È tutto fabulous. Bon. Paio di seghe. Al prezzo di non me lo ricordo. Non me lo ricordo proprio, perdonami. Non lo so. Quanto ci vuole la cava ancora prima di essere finita? Ne abbiamo ancora. 15,99. In accesso, eh? Dai, 57. Che devo fare tre quest, è impossibile. Anche perché poi dopo le quest mi richiedono 60 giorni ognuna. Ma è impossibile. O basta avviarle. Boh. Ah, posso fare un arciere e abbiamo fatto l'altra quest. Ci vuole una vita intera per far diventare uno spadaccino, Perché 62 monete basta guadagno? Figa, l'aiuto familiare meno 110? Ma va in culo, ma è tantissimo. E vabbè. L'italiano è una mod. Devo fare la valigia, mi sembra di non sapere cosa mi serve per sopravvivere 4 giorni in montagna. Non ci andare, coccolino. Non ci andare. Stai a casa, ti ripeto, stai a casa e ti guardi le mie 12 ore. Che, se tutto va bene, diventa una 24. Basta aiutare la famiglia, fosse vero, cazzo. Via di segherie dappertutto. Cos'è? Al forno. Non avevo due messaggeri. Tanto che cazzo me ne faccio. Sta andando molto bene il lavoro nell'ufficio. Un po' faticoso, sono un po' stanco, però sono più che soddisfatto di quello che sta venendo fuori. No, carogna Roma, purtroppo. No, no, coccolino, ormai non mi ami più. Lo so bene. Va così, che dobbiamo fare? Ferro, grazie per i 43 mesi. Io che le organizzo. La 12 ore è stata annunciata un mese fa. Un mese.
che conosco il proprietario. Ma certo. Questo me l'ha dato lo spadaccino, perfetto. Adesso manca l'arciere. Anche se non so mica se in 11 giorni lui diventa arciere. Speriamo. Lady Chaos, grazie per i 45 mesi. Buon mesiversario anche a lei. Tanti auguri per il nuovo lavoro in Svizzera. Cosa vai a fare? Ecco qua, mi è venuta voglia di fonduta. Sentate in modalità stream di ieri sera. Faccio schifo e non mi ama e love forever. Sì. Salute. Sono proprio divertito ieri con quella roba là. Sono le due iconcine. Questo qui dici? Allora, uno è amico di Bob perché abbiamo fatto amicizia con l'albero. E quindi abbiamo fatto amicizia con quest'albero qua. È qui da qualche parte. Eccolo qui. Quindi, lui fa ricrescere velocemente gli alberi che vengono abbattuti. L'altro invece è il gigante, che non so, è lì che gira. Io non so che cosa fa, cosa vuole. Però è lì, c'è questo gigante che gira e giganteggia in giro. Non mi sembra vera questa cosa, coccolino. Eccolo qua, il gigante che giganteggia. Non mi sembra vera. You officially have enough coins to fill a tub. What are we waiting for? È buono. Vorremmo organizzare competizione tra fabbri. Produci 8 armamenti in 30 giorni? Sì, credo che si possa fare. Cioè, quanto ci vuole a un fabbro a farmi un coso? Boh. Ah, non avevo visto questo tab. Molto meglio. Fammi vedere un po'. Carino questo tab qua della distanza da casa. Ok. 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 E però di disoccupati non ce n'è fondamentalmente. Questo c'è già. Questo è tutti così. Questo è così. Questo è così. Qui. Ok. Salute. Carino. Loro lavorano per forza di cose distanti da casa. Parrucando. Le aree ne stendi i panni nelle case, le metti tu? No, fanno loro. Io gli do semplicemente lo spazio del giardino e poi dopo loro si arrangiano. Comodissimo sto tab qua, cazzo, non l'avevo visto prima. Buono. Mica non riusciamo proprio a produrre abbastanza assi. Cioè, è impossibile sta roba. C'ho una cinquantina di segherie
Dove cazzo finiscono tutte ste assi? No, si muovono le barche, vanno un po' di qua, un po' di là. Ah no, di sotto dici? Credo che sia un bug perché non ho conquistato oltre a quello. Vediamo. Grazie Kog per la sub regalata. A caso, così. Si è svegliato, rincoglionito questo qua. Dei cittadini castori. Guarda che è possibile a sto punto, ti direi. Porca troia, Rayman, com'è possibile? Guarda, questa la falliamo, guarda che ci arrivano un calcio nelle palle, mo. Il mercato. Però servono i popolani. Stiamo fermi con le mani intanto. Bellingato, non lo so, ho sentito un colpo e il pedale del freno è diventato mollissimo. Madò. Ma che paura, sì. Che cagamento anale. Che me l'ha data buona prima? Ma l'importante è che non ti sia fatto male. Se succede a me mi ammazzo perché io ho il freno a mano elettrico. Dai, a me non ci si è fatto niente. Che l'importante è quello. Ma che albero è albero d'Egitto? 85, dai, mancano 15 assi. Rango Prando, grazie per i 18 mesi. Busca di marcia e fondi il motore. Sì, però comunque per fermarti non puoi. Dai, tiriamo su sta casa, sbrigatevi. Dai, che se ne vanno via. No, non stava andando lì. Questo ci va. Ecco, va signora, vada che vanno via, Signora! Signora! Dai che va su! Al pelissimo! Boom! Dai che mi manca solamente un asse! Ho usato il freno motore però per fermarmi del tutto devi spingere il pedale fino in fondo. No, come? È sceso! È 83 adesso. Dai! Mancano due assi. 84.
85! Non va, devo ricliccarci. Che palle. Perché non va? Ho tutto. Non ho i soldi. Non ho i soldi! Oh no! I soldi! Sto guadagnando pochissimo! Mi ammazzo. Questo è il condominio, questa è l'ambasciata. Che poi 7,89. Cioè, non ce la faccio con le tasse comunque, non arriverà mai abbastanza gente. Mica sono delle sanguisughe la famiglia, eh? Porca troia. E adesso costruirò anche la banca per aumentare le tasse, però devo avere cittadini prima. Anche i militari ciucciano, va detto, poco però. Costa 600 la banca. Vabbè, fra 3 giorni arriva. Faccio la pipì. Eccolo! No, scusami, perché adesso non va più? Perché adesso sì, devo richiudere e riaprire. No, perché uno o più ingressi non sono raggiungibili? Io mi ammazzo. Cosa vuol dire che... In che senso? Non me lo potevi dire prima? Qual è che non è... Ma è qua, che dice? Non è vero? Allora. Era verde, l'abbiamo visto tutti. Forse perché c'è il fiume? Ah, forse sapete che forse perché c'è il fiume? Vediamo. Se lo metto da sta parte di qua, cioè, non è un problema. Possibile. Creatura enorme nell'acqua. Forse ci sforziamo per 50 pesci. Speriamo. Non è una cosa che credo riusciremo a fare, ma vabbè. Sì, Prizitano.
Perché c'è il fiume forse qua che mi inculo. No, la mancanza di qualcosa non è un problema, è la quantità massima che puoi mettere. E che qua mi dice che non ho abbastanza soldi. Però voglio capire se è solo quello il problema o se ce ne sono altri. Dove li ho guadagnati quei 5? Boh. Niente, non gli va bene. E allora a sto punto vi direi che è il fiume proprio. Ok, allora facciamo così. Sempre di più costano queste cose. Però almeno qua mi stanno dentro un bel po' di persone. Si spera. Aumentare le tasse e costruire sui film sta diventando troppo reale questo gioco. È una favola. Suspense. Fuck. Aspetta un attimo. Non ho messo il secondo fabbro a lavorare qua. Rischiamo di perdere un'altra quest. Chopper, grazie per i 30 mesi di Prime. Anche nelle favole le tasse sono certe. E adesso vediamo se secondo me era il fiume, perché questi sono tutti ingressi, anche questo, e bisogna fargli tipo la strada tutto intorno. Questa è la mia teoria, mo vediamo. Scopriremo a breve. Non è vero, perché me ne avanzano comunque 4, mi ammazzo, eh. Perché guadagniamo meno? Che succede? Cento ferro. È impossibile. In giro passo si dice che i nostri fabbrici sono pigri. Allora, le assi e i mattoni, anche sì. Il ferro credo sia impossibile. Ci voglio credere, non so. Ne ha già raccolti 5 di ferro, non so come ha fatto, ma ne ha raccolti 5. Boom. Oh, via! Finalmente! Sono un po' in ansia per questa, per l'armamento. Mi sa che non riusciamo mica a farlo. Perché mi sono dimenticato di mettere il fabbro. Mi sa che mi inculo proprio, sapete? Sono stato scemo. Missione fallita. Perfetto. E allora sto fabbro lo chiudo, che non me ne frega un cazzo. Che inculata. Però dai, non va sotto zero la nobiltà. Meno quello.
Come posso essere già a 10 di ferro raccolto? Oh, incredibile. Cotugno, grazie per i 40 mesi. Ma la banca? Un attimo. Mi servono cittadini che mi paghino le tasse. Hai voglia te. Salute. Cos'era che suonava? È un solo visitatore per adesso. Dai, va bene. Oh sì, almeno mi paga un po' di tasse. Almeno si può andare in negativo di risorsa. No, infatti, è una cosa positiva. Ah, capita. Non ho capito Jimmy, ma va bene. Quanti costruttori abbiamo? No, ne abbiamo di costruttori per quello. E che se ne occupa solo una certa quantità. Non abbiamo ancora sbloccato i nobili, tra l'altro, Salute. Sempre ridere. Provo a rispondere a sta chiamata, vediamo un po' chi è. Centralino. Fiabe, Pinocchio, evasore, non era difficile. Ti giuro, non ci arrivo. Nuovo lotto? Hai voglia. Mi dà proprio un senso di pace, è proprio bello. Proprio bello, questo gioco è proprio bello. Cazzo, qua c'era uno, vediamo. Mancava un lavoratore lì. Ma dite che pecunia chi l'ha inventata? Vorresti tornare al baratto tu? No, vedi, i pescatori, tra l'altro uno è pure malato, così. Non c'è un lavoratore più vicino all'oca, no? Pecore e cammelli a go-go. Beh, non credo i cammelli siano molto disponibili a noi, ecco. Un menù con una panoramica sui lavoratori e le occupazioni. C'è... non è bellissimo. È questo qua. Però... sì, ti dà la felicità. Però insomma, più o meno, Perché è un bugiardo su Via Ragazzi. Partiamo dal presupposto che Pinocchio alla fine della fiaba non diventa un bambino vero. Mettiamo anche che sia bugiardo.
Tutti i bugiardi sono evasori? 1, 2. Mettiamo anche che Pinocchio sia bugiardo e in quanto bugiardo un evasore. Lo sgamano subito perché gli si allunga il naso. Come ci saremmo dovuti arrivare? Dov'è l'ovvietà che mi sfugge? Vediamo. Ho scommesso con mio fratello che il regno in cui vivo può raccogliere più pietre del suo. 40 pietre? Tranqui. Speriamo. Hai provato Wicked? Sai che non mi dice un cazzo? Online Extraction Shooter. Rimane dov'è? Grazie. Chi mente non può anche essere altro. Non è che per attorno a magia chi mente evade. È quello il discorso. Secondo voi questa pozza qua ci posso mandare l'eroe? Che succede qui? Ah, gli manca lo scolo. Spostiamo le scolature, tiè. Si vedete, questi sono tutti ingressi. E mancava l'accesso prima. Sta aspettando per il secondo appuntamento. Oh, finché non apriamo l'ambasciata, la signora Agnes rimane lì. E che dobbiamo fare? Posso spostare un po' il pozzo? Tipo qua. Ok. Scusate. Basta. Basta centralini. Mi devo iscrivere a uno di quei programmi che stanno pubblicizzando oggi di youtuber. Com'è che si chiamano? Gli youtuber adesso pubblicizzano quei programmi lì che tu li incogni. Esatto. Perché mi sono proprio rotto i coglioni. Non riesco più a vivere. È di NordVPN, incogni? No, davvero? Qua c'è scritto as featured in NordVPN. Non so cosa voglio dire. Cioè, mi hanno appena chiamato, mi stanno richiamando, ragazzi. Ma è follia. Tre chiamate. È che non so mai se mi sta chiamando qualcuno di buono o meno. Dite che io con NordVPN posso usare incogni gratis. Col mio pacco. Vediamo. Se no pago. Perché non ce la sto facendo veramente più.
perché adesso non so più a chi posso rispondere e non rispondere. Cioè, sto impazzendo completamente. Ah, il tuo piano di un anno di incogni scende a soli 3,89€ al mese. Subito. Pago. È incluso su una VPN, mi fanno lo sconto. Ah, però si paga a parte, Gabriel, non è incluso. Cioè, si paga. Ma guarda, mi sta bene. Con Apple Pay, no, guarda. Faccio adesso che dopo mi scordo. Ecco qui. Posto. Boh. Sto impazzendo. Ah, bisogna comunque farsi un account su Incogni, ok. Ci vuole tempo, per carità, Gabriel. Sì, anche perché ci sono delle persone che fisicamente devono farlo, no? Eccolo qui. Eccolo lì. Ah, perfetto, abbiamo fatto quello della pietra. Ne abbiamo fallita un'altra? Merda, se non stiamo più producendo ferro, aiuto. Eravamo partiti bene. Poi com'è che funziona, Gabriel? Perché non... Dove... Posso aggiungere dei numeri di telefono da qualche parte? Detail view? E dopo guardo con più calma, intanto mi sono registrato. Solo uno. Perché usa la mail con la quale mi sono registrato, effettivamente. Vabbè, vediamo. È follia. È proprio follia.
Unitevi a noi. No, non posso aiutarvi, vi inculate, non ho più soldi. Oh, Ok. Ragazzi, abbiamo l'ambasciata. Sì! Si va ad ambasciare. Missioni. Questo è difficile, perfetto. Posto migliore per un picnic. Come si fa? Ci mando un cittadino. Come probabilità di successo 50%. Vabbè. Recupero dello stipendio. Ci mando... Non può... Ah, perché io non ho altri cittadini? Non ho. Ah. Ah, ho capito. Fuck. Sì che poi questi se ne occupano, ma poi mando altri. Vabbè. Ciao Gabriel. Ho una notifica? Dove ce l'ho una notifica? Ah, questa dicevi, la mappa del mondo? Sì, sì. Io vorrei risvegliare l'eroe adesso. Oh, qua tra l'altro mi ha messo semplicemente numero di telefono, cose, a posto. No, Morgano. Qual è il problema? Ah, manca il sistema fognario, hai capito? Ah, ho capito com'è che funziona. Allora mettiamo uno lì e mettiamo anche uno qui a questo punto. Benissimo. La moda in italiano, ragazzi, basta che cercate, c'è la traduzione e la installate. Super easy. Ho un po' di paura con la cava di ferro, perché siamo a metà... Quanti giorni era questa quest? Non mi ricordo più. 90 forse? No, allora è fattibile. C'è un nuovo arrivato nel regno? Sai che non lo so? Non te lo so proprio dire. Cosa è? Che figata! Il problema è che per iscrivermi ho usato una mail che di base non riceve spam, quindi ormai mi inculo.
Vabbè. Tanto l'importante è il numero di telefono. Lì c'era la strega. Però non è nel mio regno la strega. Cioè, vedi che è fuori. Di due tacche. Non posso farla diventare mia questa? Manco volendo. Ah no, perché non è direttamente incollato, giustamente. Tanto finché abbiamo l'eroe morto. Minchia, 6.000 di vita c'ha il gigante di pietra. Vaffanculo. Fare un esercito qua. Devo guadagnare molti più soldi, cazzo, per arrivare ai 900 di prima. Adesso magari metto su sto benedetto, sta benedetta banca e vediamo. E la banca era 600. Qua dice: sblocca la possibilità di tassare i vostri fablings con aliquote diverse. Ti conviene pompare il ferro? Ma in realtà guarda che ce la sta facendo. È arrivato a 50 e mancano altri 50 giorni. Secondo me ce la facciamo. Per pompare il ferro dovrei comprare una nuova zona e costruire un'altra cosa. Cioè, spreco più soldi che altro. Punto alla banca. La quest era partita da 108 giorni. Dai, allora è fattibile. Apriamo una banca così. più che altro le altre quest. Allora io faccio recupero dello stipendio che mi fa guadagnare. Ne mando due. Ok, 100% probabilità di successo. L'altra invece era poco probabile. Scambio, aspetta. Magari le posso chiedere un po' di soldini. Tesoro, se ti do del legno. Quanti soldi mi dai? Ti do. Allora, a me servono tutti i tuoi soldi. 3,78. Ok. Quanto legno ti serve? Ti do del legno. Dai, delle assi. Ok, perfetto. Faccio dare anche un po' di ferro. Io ti do un po' di assi. No, ti do i tulipani che ti piacciono un botto, i tulipani. Non le piacciono così tanto i tulipani. Bene, bene, bene. Ah, non me l'ha data però la cosa del ferro. Peccato, non me l'ha contata. T'ho sperato, vabbè. Già meglio comunque, anche con questa cosa degli scambi. Cioè, ci siamo fatti fuori un bel po' di legno, ma almeno si lavora, dai! Azz!
siamo un po' stretti, che non posso chiudere l'ambasciata, quindi mi inculo. Cos'è stato questo Dean? Questo ha finito il coso e mettiamoci a vendere allora la farina, no, il pane, no, il pesce, abbiamo più pane, gli ortaggi. Ragazzi, veramente, su Google si trova, cercate TWR traduzioni e magari entrate nel Discord e lo trovate. Cogni dice che ha fatto tutto, ma mi sembra un po' strano. Gli eventi sono addirittura tre. Eccolo qua. No, mancano due giorni. Facciamo festa? Oh. Dai. E lavorano più felici. So soldi, ma lavorano più felici. Dai. Qui? Due quest. No, se faccio questa quest qua dopo siamo meno amati? Non voglio essere meno amato da lei. No, non lo mando. Ma la gente che cosa cazzo sta costruendo? Che non ci sono lavoratori lì. C'è niente da costruire? Sono più felice, aumenta la produzione. Dovrebbero essere più veloci in generale, sì. Tre giorni. Dai, eh. Fuck, non arriva l'acqua del pozzo? Ma dai, di un centimetro. È che non lo posso spostare più in giù, vero? Qua. Farò un altro pozzo, per fare un'altra fontana. Qua, che così, volendo, posso mettere qualcos'altro qui. Non so. Che sfiga. Tuberi 49 come gli ulivi che dovrò portare questo. Potare questo pomeriggio. Che bello però! Che bello! Proprio bello sto gioco, proprio bello. Ah giusto, questo c'era da costruire. Ecco che cosa c'era da costruire effettivamente, la casa. È molto bello Cog. Sistema fognario mancante. Ah giustamente, eccolo qua, lo stanno per fare. Thank you.
E vai che aumenta le tasse. E poi sono tutti un po' più felici. Dai, vado a fare la pipì. Oggi ho un boato di lavoro da fare, tra l'altro devo registrare un video, montarlo e poi devo andare in ufficio a creare qualche chicca per la 12 ore. Ma chi ti crede? Non credermi. In ufficio devo montare ancora alcune cose, dopodiché praticamente è quasi pronta l'area strip, cioè più o meno. Manca tutto lo sfondo. Però già entrare dentro lì non ti viene voglia di ammazzarti. Dovrei aver finito con le trapanamenti di muro oggi. Cosa manca? Allora, diciamo che ho... È come se avessi in questo momento la parete grigia. Ok? Manca tutto il resto. C'è la parete grigia. Che ovviamente non è una parete grigia, ma... Avete capito. Bene, adesso posso avere 32 popolani. Bene, benissimo. Qua ci sono sempre queste, però rovinano il rapporto, non voglio. Molto alta. Richiede l'eroe. Ah, è proprio la quest del secondo appuntamento. Ah, ho capito. Abbiamo un messaggero qua. Cazzo, ho speso 100 soldi per mandarlo. Oh no! Vabbè, però... Due giorni rimanenti. Vabbè. Ormai. È che magari, aspetta, magari investo ancora in questa cosa qua e mando qualcuno qua, perché magari scambio e guadagno dei soldi. Esatto, scambio altra merce, visto che siamo dei grandissimi produttori di legno. Cosa cambierà delle leve in ufficio in quelle a casa? Quelle in ufficio saranno più belle. Avrò più libertà d'azione, più possibilità, più cose fighe che posso fare. Quando avrò la fibra, perché adesso non... Cioè, le faccio da qua. Cos'è? Missione completata. Sopravvissuto, bene. Perfetto. Molto bene. Molto bene. Niente, allora. Perfetto. Arrapao. Arrapao. Ma perché è uscito in edicola, Gabriel? O che era giusto un discorso generico in generale? Era solo un saluto. Che ti saluti che hai fallito. Ah. Salute. Aggiungo un altro lavoratore qua. Anche perché tanto ne ho.
Dovrei tirare su il coglione qua, 900. E che come lo butto giù il golem? Ah no, ha 6000 di vita. Non l'ho visto, Caio. Ah, a proposito, Gabriel, mica mi hai detto un cazzo. Com'è il gioco di Lucas? Vale la pena acquistare il buco del culo? Mandiamo questo. Saluta. Sì. Missione completata. Abbiamo 100 soldi. Bene. E niente, sono rimaste solo quelle, quindi nulla. Mi sono divertito un botto con una piccola riserva, ovvero... Tra i vari video ho anche in fila anche uno sul playdate. Prima faccio tutti quelli che mi ero già programmato di fare dall'ufficio, poi farò anche quello sul playdate. Boh, e sono tutti felici. $500, dai. È un botto di disoccupati, va detto, però. Aspetta, è vero che abbiamo anche il negozio cittadino qua, però che cazzo li faccio vendere? Perché tanto to la carne. E gli ortaggi. Non si possono vendere i tulipani, purtroppo. Che sarebbe la cosa più utile, visto che non servono a niente. Comunque, adesso che abbiamo iniziato a fare questo... Fattoria delle vigne. Ma ha senso farlo? Cioè, poi si vendono... Cioè, il succo d'uva, a che cazzo serve? A rivenderlo, immagino. Qua abbiamo quasi fatto la quest del metallo, comunque. Sì? Regno scoperto. Ma sono tutte donne che vivono negli altri regni. È un piacere conoscerti. E le mando 10 di carbone per fare amicizia. Scambio. Mi dai tutti i tuoi soldi, per favore? Cosa vuoi in cambio di tutti i tuoi soldi? Ah, ti do le assi di legno, 100 assi di legno, ed è già ingolosita. E poi dei mattoni di pietra, 50 bastano? Anche meno allora. Posto. Grazie. Grazie. E costruiamo la banca. Anche io vorrei essere conquistata con un mazzo di assi di legno. Quando vuoi. La piccola serva è che per ora è un bellissimo gioco, ma non si è vista la trama profonda o nascosta come poteva essere in Paper Please. Ci ho giocato un'ora e mezza. Ah, beh, allora ci sta. Ci sta. Non so, si era aperto... Perché? Ah.
Questo rovina il rapporto. E allora niente, non voglio rovinare il nostro rapporto. Posso fare quest qui? No. Ok, ho capito. Boom. Posso anche respawnare il coglione? Non posso respawnare il coglione, è incredibile questa cosa. Soldi per fare soldi? Oh, è così che funziona. Posso commerciare anche con la mia lasagna adesso? No, non c'ha più una lira. Poverina. Non ne ho idea, Morgano. Adesso sto cercando di chiavarmi con la signorina. Oh, c'è Giovanni qui, il principe mercante. Effetto positivo sulla relazione, mando 50 soldi. Bene, scambio. Mi dai tutti i tuoi... Puttana, sono 2000. 2000, non voglio far l'avaro. E ti do 50 di ferro. 100 di cosi. Cento di legno. Non vale un cazzo il legno. Tutte le mie assi, 30 assi. Figa. Un osso duro. I tulipani ti piacciono? 200 tulipani tuoi. Ok. Il pane, ti piace il pane? 8 panini. 8 panini l'hanno ingolosito. 6 pesci? No. Pesci me li tengo, guarda. Ti do del grano. Vuoi del grano? 100 di grano. Il grano l'ha ingolosito. Attenzione, 7 uova. Sei armi. Attenzione, ci siamo quasi. Benissimo. Ok. E adesso noi ci rimettiamo in carreggiata con tutto, non vi preoccupate. Respawno la testa di cazzo. Seleziono i miei compagni e li mando qui ad attaccare. Oh. Ragazzi! Attaccate! Meglio se ammazzi questi prima, va? Che dici? Magari sali di livello. Eccolo! Ok, dai, sta andando bene. Buongiorno, Q. Sì, sì, è fattibile. No, non fa male. C'è da dire che il nostro eroe è a livello 10, Cioè, si è fatto tutto il giro di orde qua. Incredibile, stupefacente, fantastico, incredibile. Conquistato l'arena sperimentazione. 50 nobiltà e 500 soldi! E mi mette il festival, ma c'era già. Ah, va via proprio l'arena, così? Che è? Che devo fare? Ah, è rimasta la statua! Oh, che cosa bellina! Ok. E non ne posso fare un'altra? Ok. Ok, carina, carina. Allora, andiamo qua e facciamo questa missione qui a questo punto. E rimaniamo all'eroe. 8 cittadini. Ah, ne abbiamo solo 3. Ci mancano un arciere e uno spadaccino. E allora ci pensiamo più tardi. Il mio eroe lo potevo mandare da qualche parte a far qualcosa? Mi ricordo mica più. Ci sarebbe la strega. Vediamo se riusciamo a comprare questi due territori. Sono curioso.
Ok. Allora, mandiamo il nostro eroe. Ah, la pozza qua? Che cazzo è sta pozza? Vabbè, allora mandiamolo dalla strega, vediamo che succede. Mando anche l'esercito? Mandiamo anche l'esercito, nel dubbio non si sa mai. Che ce frega. Ci costa niente. Il mondo è generato proceduralmente, non ne ho idea. ...28 giorni di carbone rimanente durante l'inverno. Non è mica tantissimo, eh. Mi sa che dobbiamo produrre altro carbone. Devo compensare un po' quella cosa lì. Ah, c'era già. Infatti. Vabbè. Mettiamone un'altra, va. Bene. Buona giornata, Morgano. A tre popolani, dammi. Eccoli qua. Spendi 30 nobiltà per mandare via la strega. Oppure maledizione della fame per un anno. Una volta terminato l'anno la strega dovrà andarsene per sempre. No, io le do vattene per sempre, ciao. Quindi neanche l'ho combattuta proprio. Cioè, vabbò. La rimetto qui. Poi qui vedo che c'è un'estrazione di metallo. E direi che la possiamo anche fare. Eccola qua. Ci facciamo arrivare una bella stradina. Benissimo. Qui ci mettiamo magari un altro legnaiolo. Con l'accessorio. Altro carbonero, così qui non dà disturbo a nessuno. Magari anche un pesciatore. Oh, il ponte di pietra! Oh cazzo, bellissimo! Eccolo lì. Cimitero abbandonato. Perfetto. Che coi soldi si fa un po' di tutto, alla fine. Parliamo, alla fine bastano sempre solo i soldi per completare le quest. Come fare le case di vicino? A che cosa? Ah, qua dici, hai ragione, perché così la gente ci viene a lavorare, no? Però non magari non qui, non qui qui. Devo mettere qua, tipo. Mi metto anche un pozzo. Devo stare attento a non metterla troppo vicino a questo, perché altrimenti gli sta sul cazzo il fatto che ci sia vicino la pezzenteria. Sono molto classisti qui in questo gioco. A questo punto faccio anche la fattoria delle vigne. E il succo di frutta. Che fastidio agli occhi.
Non so cosa sia questo pozzo. È liquido prismatico, però non so che cazzo ci posso fare. Non c'ho un ciucciatore di liquido. Eh? Ah, c'è l'estirpatore di liquido. Questa funzione sarà disponibile nella fase successiva durante l'accesso. Ah, a posto, adesso lo sappiamo. E siamo tornati poveri. È vero. Però con molto potenziale, va detto, eh. Però questi qui non sono con... sono lavoratori. Non sono contadini questi qua. Streghetta, vabbè. La banca, oh, sto aspettando che la tirino su. Togli, do pure priorità. Gli metto la gilda dei costruttori fighi qua. Non posso, 150 mi serve. Ho costruito la carbonaia. Però mi servono dei pezzenti per andare a quella carbonaia lì. Nova Land. Mi pare averci fatto un video, se non ricordo male. La quest per il rapporto. Sì, però mi mancano armamenti. Adesso ho rimesso un altro fabbro. Però mi mancano armamenti. Dovrei comprare questa cosa qua e mandare l'eroe lì, però adesso non c'ho più una lira. Ah, ci sono queste da fare. Però rovinano tutto il rapporto. Io non voglio le queste che rovinano il rapporto. Scusa. Questa non ne ha. Puliamo l'acqua. Mi serviva un arciere. Perché non me lo fa? Perché ho raggiunto il limite? 6. Boom. Ma sbaglio, sta arrivando sempre meno gente con una frequenza molto molto inferiore. Adesso prendo 3 poveracci. Ecco qua, 3 contadini, perfetto. Così, uno lo metto alla carbonaia qui. Dove l'ho messa? Questa? Perfetto. E gli altri li faccio diventare stronzi qui. Oh, la banca sta venendo su, finalmente. Puoi modificare le tasse. Sarà un effetto sulla felicità. Ok, va bene. Cioè, che serve mettere 3 persone che lavorano in banca? E come le gestisco adesso le tasse, scusa? C'è un menu? È aperta.
E adesso? C'è una quest qui. Ah, richiede... Oh, oh, dai, 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 dai. Tre arcieri e tre spadaccini. E mi dà 10 di cazzi. Vai, 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 vai. No, non serviva 3 e 3. Però vabbè, li ho mandati. Sono già in non lo so. La banca sblocca la possibilità di tassare i vostri feblings con aliquote diverse. E come? Da qui? Ok, sì. Ah, minchia, ma c'è proprio... Non c'è una via di mezzo. Però diventano tristi. Cioè, non si può sistemarla un attimo? La felicità si è abbassata notevolmente, vedo. Sì. Vabbè, mo vediamo. Cioè, io volevo fare un pochino di più. Non volevo raddoppiargliele. Vabbè, magari gli mettiamo uno di quei posti allegri, tipo il Grande Teatro, guarda qua. Grande Teatro, figa. Guarda qui che bello. Qui. Il Grande Teatro Geox. Bella locanda qua. Ale. Governo ladro, per davvero. Sono io, tra l'altro. L'eroe che è rimasto solo, che tristezza. Però siamo a posto col carbone per 21 giorni. Più o meno. Più o meno. Non posso dare priorità alla costruzione di questa caserma. Fagione è sempre chiuso ormai. E non so se si possa riutilizzare mai più. Secondo me è finita, eh. Non si può più toccare il fagione. Vedi? Non si può più toccare. È andato, è sfagiolato ormai. Bello il mercato. Credo. Non si sa quando esce dall'accesso. Però vabbè, noi ci giochiamo oggi, domani. Poi già settimana prossima vediamo. Anche perché tra l'altro io vi ricordo che ci sarà una 12 ore venerdì prossimo. Settimana prossima adesso non so se Karim voglia fare qualcosa assieme, perché qui tutta la settimana non credo che voglia banalmente lavorare. Cioè, alla roba sua. E ci vediamo, boh, per pranzo cose. No, la 12-24 ore è tra due giorni. Venerdì prossimo c'è la 12 ore di Dragon's Dogma.
Doppio evento sto mese, sì, sì. Faccio 2-12 ore, sì, certo. Esce Dragon's Dogma 2 venerdì. Non sto parlando più di soldi, eh. Però diciamo che ce n'è bisogno. Però avete visto che bravo che sono? Non ho più detto niente. Non credo, Gabriel. Non ho detto niente, Alessandra. Non mi puoi dire nulla. Ah ah. Perché? Ah, solo 2 su 3 desiderano rimanere. Anfami. Ma non me ne frega un cazzo. Non voglio legno né pietra. No, no, vai tranquillo, non mi interessa niente. Ora hai fatto, hai rovinato tutto. Non ho detto niente! Non ho detto niente! Ma guarda te, guarda. Chi sarà mai? Andiamo a postinare. Chi è? Arrivo. Ragazzi, una raccomandata. Appena detto. Appena detto. Mi ammazzo. Da. Come non detto, tranquilli, era la mia nuovissima carta di credito. Guardate che bella. Si vede un cazzo. Beh. Poi l'attivo. Ho pagato 10 euro per avere le gondole. Non me ne pento. Andiamo avanti. Poi ci si lamenta degli stereotipi.
In effetti è bellissima, hai visto? E infatti sono contento che... Allora, un po' mi dispiace che non ci sia il numero in rilievo, perché era molto figo da avere quel lavoro lì. Però la cosa bella è che i numeri sono tutti dietro e quindi io posso mostrare le gondole. C'è anche coi peper... c'è con i peperoncini, con il limone, col Colosseo, mi pare. Allora, mettiamo uno di questi qua e uno di questi qua. Boom. Ma non me l'ha costruita la caserma? Ah, ecco, sta andando... No, non riesco a capire. Ma non è costruito... Non riesco a capire. Ma mi sono morte dei cosi? Sei di sei, mi dice ancora. Perché me l'ha fatto adoperare allora lì? Non lo so. Non sto capendo più una sega. C'è quel che ne viene bene? No, ma io in realtà avrei scelto anche magari Treviso, Padova, una roba del genere. Era molto, molto limitato. Io pensavo inizialmente che dici, cazzo, mi fai pagare 10 euro, vuol dire che io posso mettere... Cazzo, al pelo ho finito il carbone, eh? Posso mettere una foto che voglio io. Invece no, boh, non so perché. Ci mettiamo con i mantelli colorati. Costruiamo qualche attrazione? Tre strutture per i servizi. Minchia, sta già succedendo, quindi bene. Che debba fare una nuova carbonaia? Il numero di rilievo serve per i pagamenti offline. Ad esempio, in alcuni paesi caraibici accettano la carta, ma solo se i numeri di rilievo. Fa che io mi incuro allora, comunque. Vabbè che devo andarci in Giappone ed è solo per sicurezza. Tanto c'è un plafond di 2000 euro, quindi... Che sono tanti, ma non così tanti. Non è per fare acquisti, è giusto per averla. Per evitare di far stampare la banca foto inappropriate, che magari la gente dice non è venuta come pensavo, me la rifate? Ah, probabile quello, Gabriel. Mi sa che c'hai la ragione dalla tua. Sì! E devo pagare ancora più tasse, stai a vedere? Cos'è? Sala principale del palazzo. Ulala! È la peppa della peppotta! La puttana della puttanotta! Devo fare casa mia! Ma non ci sta tutto il resto poi, come faccio? Ah, va aggiunto così dopo. E come faccio? Devo espandere. Forse non è il posto giusto dove metterlo il castello. Però è figo. Posso espandere dopo se volete. Se pensate, cioè, sì, posso espandere anche così. Posso togliere questo tipo? Ok, sì. Cioè, sarebbe stato più comodo fare avere un altro tipo di sistema, ma sì. Boh, neanche questo voglio. Perfetto. No, ok. E non ho le cose necessarie, però vabbè, adesso le farmiamo. Ok.
Che devo costruire anche tutte queste cose qui. Bellissimo, bellissimissimo. Allora, fammi comprare anche questo. Bene. E ci mando subito l'eroe a distruggere il cimitero inculato lì. Dov'è l'eroe? Eccolo lì. Piero, dai. Per cortesia. I think I buried my pet guinea pig in one of these. I named him Booger because he was the one I picked. La casa modesta. Oh. C'è una bella gilda degli operai qua. Boh. Ok. In realtà adesso dobbiamo fare altre strutture per i servizi. Il mercato viene considerato per i servizi, non lo so. Qua sicuramente c'è in costruzione il teatro. Poi c'era la locanda che stavo facendo su, vero? Qui da qualche parte. Non avevo messo una locanda in costruzione qui? Ah, eccola qua, perfetto. E il mercato. Ricevi grano, spendi 5.000. Scusa, stiamo cercando di smaltire un po' di risorse. I miei due fratelli avevamo la casa. Ok. Ma di recente è passato il lupo dall'aspetto simpatico. Ah, potrei usare le assi. Ah, ricevi 10 assi, spendi. No, non voglio. Non voglio niente, grazie. Cioè, non ho capito. Ah no, ok, loro demoliscono una casa, sono i tre porcellini. No grazie, no grazie, non mi interessa. Onore ai defunti. Prendi tutto ciò che trovi, spaccagli la faccia, vai. Ma che onore ai defunti, ma chi gli onora i defunti? Ho l'eroe. La torre dell'orologio, ecco qua. Boh, risolta. Va ampliata la situazione. No, ma ce l'ero in mezzo al cazzo. L'ero in scala. Boom. Poi ci mettiamo. Cos'è l'alloggio? Ma deve stare attaccato così. Come funziona? La sala per le feste. Ma non ho ah, deve essere. Ah, no, ok, ma non deve essere per forza tutto attaccato. Allora, aspetta un attimo. No, l'alloggio si deve per forza attaccare invece. Ah, facciamo così allora. Stanza del matrimonio. Anche questa si deve attaccare, giustamente. Dove? Deve essere attaccato alla. Come si fa? Non ci sta. Crap. Non ci sta. Così? Perché qua non è. Ok. Ok. Porca miseria, ma sono tutti pezzi, io non ci sto. E mo? Mi sto dell'alimentazione. Anche questo è libero, per fortuna. Un po' scomodo, però. Saranno raggiungibili tutti sti posti? Ministero dei parchi. Della filantropia manca.
Vabbè, dai, quanto mi viene? 10.000. Ok. Vabbè, aspettiamo un po'. Spero che sia tutto accessibile dopo. Perché? Ah, merda, ho finito i contadini. Cioè, gli spazi per i contadini. Sono tutti unibili? Non me lo faceva fare. Vabbè, dai, è venuto carino. Appena arrivato al card di credito, è subito castello. Produciamo un po' di questo succo magico, dai. Tra l'altro questi sono... no, devo fare nuove case per gli altri abitanti. Terracotta marcata. Cammino più velocemente sulle strade cercando di dare priorità. Ok, quindi... Vai di strade ganze. Quanto mi costerà tutto sto giochino? Ma mi ha mandato praticamente in bancarotta tutto sto lavoro. Bene. Allora. Giacomo, grazie per 57 mesi. Se ne fossero i sindaci così, che mandano in bancarotta, insomma, non è il caso. Quattro arcieri, quattro spadaccini e otto contadini voleva. Come, non ho otto contadini? Disoccupati li vuole? Li vuole disoccupati, hai capito? Vabbè. Vabbè, c'ho altre quest in giro del mondo che posso fare da lei. 50 giorni. Figa, eroe. E non ho gli spadaccini perché sono in missione, signorina. Sto aspettando. Aspettiamo un attimo. Quanto ci vorrà ancora per quella missione lì? 52 giorni. Minchia. Ok. Magari posso barattare con lui? Dammi tutti i tuoi soldi. E ti do del metallo. E i miei fiori. A lui piacciono. Poi che cazzo gli do? Del legno, te. 20 di legno. Dai, 20. Tutto il mio legno. Posto. Che serve a fare altre case banalmente alla fine della fiera. Altre case per poveracci pezzenti. Posso mettere l'albero qui in me? No, peccato, era bello. Era. Ok. Carretto di legno, non so che cosa dovrebbe servire, ma... Cazzo, è vero che posso mettere anche le statue, mo? E il faro? Sì, che non è che è molto utile purtroppo il faro.
Deve essere collegato a terreno non occupato. Cosa vuol dire? Ah, deve dare... Ok, ho capito. Boh, vediamo. Due spadaccini si uniranno al regno. È buono così. Dai, va bene. Il problema è che adesso sono pieno con le caserme. Devo costruire un'altra caserma. Boh. Non è a mia somiglianza, purtroppo, la statua. Allachi. Kekv. No. Qualcos'altro. Fierce Badman. People said. C'è solo qui a fare la carbonara. Che fame che mi è venuta. Perché? Perché parliamo di carbonara? Scemi, state zitti. 500 sto territorio qua? Va in figa. Tantissimo. Che inculata. 500. Dov'è il mio guerriero? Eccolo. Perché rovino? Ma è mezzogiorno! Ragazzi, io devo andare a fare un botto di roba, non mi dite niente. Ma voi siete stronzi! Papua Nuova Guinea! Salva! C'ho un botto di robe da fare! Porca di una porca porca! Ragazzi, scusatemi, devo scappare. Non sto scherzando, ho veramente un boato di robe da fare. Adesso mi devo mettere letteralmente. Chiudo qua e registro un video. E aspetto pacchi, registro altri video. Cioè, ragazzi, veramente, scusatemi. Devo scappare veramente. Dai, i termosifoni. Ci vediamo stasera se sopravvivo. Ragazzi, buon pomeriggio, buon pranzo e ci vediamo questa sera. Ciao belli. Tanto